Uomini e donne, Tina umilia Gemma, il gesto shock nella prossima puntata. Uomini e donne anticipazioni over, Tina umilia ancora Gemma Galgani, ecco perché. I colpi di scena a Cancelletto Uomini e Donne non mancano mai e possiamo svelarvi che in una delle prossime puntate del Trono Over ci sarà un episodio a dir poco shock che avrà come protagoniste ancora una volta Gemma Galgani e Tina Cipollar, video virgola i, le due nemiche giurate della trasmissione di Maria De Filippi che continuano a farsi la guerra in studio e che anche in questi ultimi appuntamenti che sono stati registrati nei giorni scorsi sono giunte ai ferri corti. Bufera a Uomini e Donne, nuovo scontro tra Tina e Gemma. Le anticipazioni su Uomini e Donne rivelano che in una delle prossime puntate del dating show di Maria De Filippi arriverà il vero e proprio colpo di scena shock che questa volta è destinato a far discutere molto, perché possiamo dire che l'opinionista della trasmissione supererà davvero il limite consentito e si spingerà fin troppo oltre nei confronti della Galgani. Possiamo svelarvi, infatti, che tra Tina e Gemma ci sarà un nuovo duro scontro verbale e anche questa volta le due dame arriveranno ai ferri corti e per poco questa volta non arriveranno alle mani. Ma la vera novità riguarda il gesto clamoroso che verrà compiuto da Tina Cipollari, la quale rovescerà una bottiglietta d'acqua in testa alla Galgani. Il nuovo gesto shock di Tina Cipollari contro Gemma. Ebbene sì, avete capito bene, Tina dopo essere resa indispettita dalle nuove frecciatine al vetriolo di Gemma, si avvicinerà alla dama e le rovescerà in testa tutta la sua bottiglina d'acqua. Un gesto a dir poco umiliante per la Galgani, che rimane comunque una donna di una certa età la quale accetta di farsi trattare in questo modo da Tina davanti a milioni e milioni di spettatori. Un gesto eclatante che come vi dicevamo è destinato a far discutere molto nel corso delle prossime settimane, già in queste ore in tantissimi si stanno lamentando del comportamento fin troppo aggressivo di Tina nei confronti di Gemma e hanno chiesto alla padrona di casa Maria De Filippi di fare in modo che le due dame possano darsi una regolata. Addirittura è intervenuto Maurizio Costanzo che dalle pagine della sua rubrica sul settimanale Nuovo TV, ha fatto sapere che forse è giunto per davvero il momento che Tina e Gemma si diano una regolata, video, in trasmissione, aggiungendo che lo studio di UED non può trasformarsi in un ring tra le due donne. Come reagirà adesso dopo questo ennesimo colpo di scena? Seguite il nostro canale dedicato a UED per tutti gli aggiornamenti e le anticipazioni.